Ciao a tutti amici lettori della rete e ben ritrovati al nostro appuntamento abituale con l'ora del libro che oggi si sdoppia e non a sigla e capirete il perché di questa decisione. Questa puntata, perché ne troverete un'altra nel pomeriggio, questa puntata è dedicata a un progetto speciale e importante, un progetto serio a cui ho preso parte, non avrei potuto tirarmi indietro per nessuna ragione al mondo, perché riguarda un argomento, una faccenda che è vicina alle nostre vite, tutte quante le nostre vite. Non possiamo escluderci dal dramma che affligge tutt'oggi e con dati sconcertanti la nostra umanità, la nostra vita su questo pianeta. Bambini che scompaiono, scomparse di innocenza. Allora, i bambini non possono essere strappati alla vita, non possono essere strappati alla loro innocenza, perché i bambini rappresentano la nostra salvezza. I bambini sono l'essenza stessa della vita. Ecco, se volessimo rintracciare per spiegare a un alieno cosa e dove sia il cuore dell'umanità, dovremmo chiedere a un bambino di restare fermo semplicemente per guardarlo, per fissare i loro occhi, per fissare i loro sorrisi, perché è lì che abita il mondo vero. È lì che vive il mondo vero. I bambini hanno un modo di abbracciare, di contenere la vita, di abbracciare e di contenere il mondo, di amare, che è un esempio, una testimonianza che non può essere mutilata, non può essere deturpata. Non si può rimproverare al bambino lo stupore, la vivacità con cui vive la vita, attraverso cui gode della vita, perché il bambino rilascia i frutti di cui tutti dovremmo cibarci. Giorno per giorno sono frutti maturi, più maturi, e sono frutti puri perché lì dentro c'è il succo, la polpa della vita, e solo i bambini sanno far maturare questi frutti. Camminano sulla superficie del mondo e lasciano impronte di luce, lasciano impronte d'amore. Non possiamo tirarci fuori dalla questione, ma dobbiamo militare incontro al problema affinché scompaia il problema, affinché i bambini tornino alla vita e affinché gli adulti, questi adulti che se ne appropriano con così tanta violenza, provano, perché a mio parere questo è il tentativo, un tentativo non giustificabile, un tentativo aggressivo e brutale, però sta lì la causa, giace lì la radice. Rapiscono bambini perché hanno paura e vogliono assimilare, vogliono assorbire, succhiare via l'energia della loro infanzia, della loro innocenza, perché non avendola meritata o comunque non avendo potuto concedersi all'infanzia, all'innocenza, loro stessi devono privarla anche alle loro povere disgraziate vittime. Tutto questo non va bene, tutto questo è ripugnante, è orribile, e allora dobbiamo invitare a un ritorno all'infanzia, dobbiamo invitare gli adulti, prima di tutto, a un risveglio della coscienza e a una coalizione, perché i bambini hanno bisogno di noi, i bambini vanno protetti, i bambini vanno amati, i bambini vanno venerati e vanno ascoltati. Nelle parole dei bambini c'è così tanta saggezza. Com'è possibile non riuscire a coglierla? Com'è possibile non inchinarsi, non sciogliersi in commozione davanti a una frase, a una domanda, a un perché, a una spiegazione, a un racconto dei bambini? È disarmante. Voi avete mai provato questa sensazione di disarmante impotenza e disarmante verità quando vi trovate a tu per tu con un bambino e voi vi atteggiate ad adulti e provate a fargli capire che la loro visione delle cose è assolutamente distorta e puerile, e invece loro con intensità e umiltà continuano a ribadirvi che dovreste fare meglio, che fareste meglio a lasciar perdere tutte le paranoie mentali, tutte le sovrastrutture mentali, tornare bambini a spogliarvi del vostro essere adulti, di quell'essere adulti confezionato e finto poi alla fine, per gioire e giocare con la vita, con
le meraviglie della vita e del mondo che loro conoscono così bene. Avete mai provato questa sensazione? Io l'ho provata tante volte ed è per questo che amo circondarmi di bambini. Probabilmente ci vorrà ancora un po' perché io diventi madre dei miei figli, ma mi sento madre di tutti i bambini del mondo, già ora alla mia età, e mi sento bambina. Dovremmo tutti quanti poter giocare insieme ai bambini senza vergogna. Ecco, quello dobbiamo fare, giocare con i bambini, non ucciderli, nel senso fisico e nel senso verbale, psicologico, dell'espressione. Allora, per questo video, per questa puntata, a cui ho detto sì subito, io non sono sola, uscirà insieme a una puntata di Vale Libri, e sono contentissima di questo perché con Vale condividiamo la stessa sensibilità, ma è una sensibilità che abbiamo tutti, però noi siamo diventate amiche proprio perché siamo rimaste bambine e le nostre bambine interiori ci hanno permesso di rincontrarci, ritrovarci e di capirci, a volte senza neanche dirci nulla, ma guardando i rispettivi video, preferenze di lettura e tanto altro. E poi perché al mio fianco c'è questo peluche che io ho stretto al petto tante volte durante la mia infanzia, che è stato il mio supereroe, perché quando ero piccola avevo paura, le mie paure del buio, degli uragani, dei ladri, delle finestre aperte, delle ombre che si allungavano sui muri della mia cameretta, o della solitudine, perché non volevo rimanere sola, lui era con me. È un coniglietto, un maschietto, anche se ha questo improbabile colore rosa, ma per un bambino ogni colore è possibile. E non ha il naso perché è stato strappato via dalle mie cagnoline che lo hanno strapazzato un po', però è ancora potentissimo questo coniglietto. Ed ecco perché me ne servo, perché insieme oggi faremo tanto in questa puntata, io me lo sento. Aiuteremo in questa missione chi già da lungo tempo è impegnato nelle ricerche. Io vi lascerò tutti i link di riferimento. La rubrica si intitola 116.000 sorrisi e non è un numero scelto a caso, perché 116 è un numero europeo a cui poter domandare tutte le informazioni sui casi di bambini scomparsi. Nella mia puntata, in quella di Vale in particolare, la bambina protagonista è Denise Pipitone, che il 26 ottobre compirebbe 17 anni, anzi compie 17 anni perché Denise è ancora viva, e è stato riaperto il caso proprio recentemente. E anche per la vicenda tutti i link di riferimento in descrizione. Ecco, Denise, ovunque tu sia, noi siamo con te e siamo anche attorno alla famiglia di Denise, che non si è mai arresa, perché poi la forza di una madre, la forza di un padre, ma la forza di una madre che sente proprio l'odore del sangue di sua figlia, quindi è legata visceralmente con i suoi bambini, con i suoi frutti. È una simbiosi che le permette di mantenere contatti attivi anche a distanze abissali, a distanze incalcolabili ed estreme. Tutti i bambini protagonisti di scomparse devono poter contare su di noi, e noi dobbiamo scuotere il mondo con il nostro rumore, con la nostra voce e, nel nostro caso, con dei libri. Perché in questa puntata, per contribuire, per rafforzare le ricerche, noi suggeriamo dei libri che abbiamo ritenuto congrui, consoni all'argomento e consoni alla vita di questi bambini. Consoni a questi bambini. E io ho scelto un paio di titoli, forse avrei dovuto attenermi, non ricordo più a dire il vero, e qui Melania scusami, avrei dovuto attenermi a un numero limitato di titoli da scegliere, però alla fine io ne ho selezionati 4 e sono tutti libri
che sanno di bambini, ma che sopravvivono all'età adulta, perché gli adulti devono essere dei bambini sopravvissuti. Non recidono il legame con l'infanzia, al contrario, forza, coraggio, siamo incontaminati nell'infanzia e tutto ci appare incredibile, tutto ci appare prodigioso. Il primo titolo che ho scelto è una serie di sfortunati eventi di Lemony Snicket. Io non ho i primi volumi di questa serie, quindi vi mostro il quarto episodio, La sinistra segheria. In tutte le disavventure dei fratelli Baudelaire vediamo dei fratelli che vengono estirpati dal nucleo familiare perché lo perdono, ma non per questo lo perdono nel senso più profondo dell'accezione, perché lo chiudono nel loro cuore questo legame familiare e se lo portano appresso, anche in mezzo alle loro rocambolesche disavventure, anche in quelle che potrebbero essere definite di primo acchito disgrazie e che invece per loro diventano in fondo fonte di divertimento e fonte di crescita. Riescono a interpretarle come tali soltanto perché sfruttano il loro ingegno bambino. C'è la più piccola che addirittura è nata con questi dentini così finemente seghettati, che è in grado di tirar fuori i suoi fratelli più grandi da qualsiasi situazione, anche dalla situazione più complicata, dalla situazione più pericolosa. Il secondo titolo che ho scelto è Il mago di Oz di Frank L. o L. Frank Baum, in questa edizione Einaudi, la cui copertina trovo deliziosa perché l'unico punto di colore è dato dai petali dei papaveri, degli enormi papaveri, sotto la cui ombra si adagia la nostra piccola Dorothy, la nostra piccola grande Dorothy, che subisce un po' lo stesso tipo di dramma dei nostri bambini scomparsi, perché non è un adulto a portarsela via, ma è un tornado che la strappa via dal suo contesto domestico. Lei è già una bambina, una ragazzina che si affaccia alla vita adulta, sulla soglia della vita adulta, che però non vuole dimenticare la sua infanzia ed è per questo che cade, finisce nel mondo di Oz, questo mondo variopinto, questo mondo stravagante, straordinario, che ha i suoi pregi e i suoi difetti, ha le sue danze, le sue feste, ma anche i suoi nemici, che sono nemici che poi alla fine la protagonista riesce quasi a trasformare ad amici, perché sono nemici che hanno indurito il cuore, l'hanno reso aspro a causa a loro volta di altre sofferenze, di altri dolori subiti. L'ho scelto perché c'è una frase che più di tutte rappresenta anche il fulcro di questo romanzo e poi delle vicende legate ai bambini scomparsi, alla sparizione dell'innocenza. A un certo punto Dorothy affermerà: nessun posto è come casa, e quindi dov'è casa per questi bambini? Lì devono stare. Un altro bambino che non si è rassegnato all'età adulta è Peter Pan, sicuramente, di James Matthew Barry. Anche l'autore non si è mai rassegnato all'età adulta. Questa è un'edizione Oscar Mondadori. Peter Pan è un bambino, è stato costretto dalla vita e dalla sua famiglia a costruirsi un'isola, una intera isola delle meraviglie, un'isola che non c'è perché è segreta, perché i bambini hanno dei mondi segreti dove lì tutto è perfetto, dove lì sempre tutto è gioioso, e se lo fabbricano, lo inventano necessariamente, perché gli adulti invadono con prepotenza e con autorità i loro giochi, i loro sorrisi, le loro immaginazioni, e le sgualciscono, le imbrattano, e allora i bambini fanno questo: disegnano una mappa di mondi sicuri, disegnano una mappa che custodiscono poi gelosamente e che condividono con pochi, e in questi luoghi sicuri, in queste isole sfavillanti di colori e di creature fantastiche, i bambini sono liberi, i bambini possono ancora esprimere la loro libertà e attraverso tutti i sensi, e non hanno mai paura. Per finire, Olga di carta di Elisabetta Agnone. Tenetevi pronti perché sta per arrivare anche il seguito di questo libro,
presto vi darò rivelazioni, anteprime a un titolo bellissimo, un titolo dolcissimo che lascia presagire già nuove avventure, avventure impossibili però magnifiche. E Olga di carta è una bambina, se vogliamo, invisibile. E noi non vogliamo che i nostri bambini siano invisibili. Noi vogliamo invece ispessire il loro contorno, il loro profilo, il loro corpo, la loro anima. E Olga di carta, leggendo questa storia, può darvi delle dritte su come fare, su come superare l'invisibilità. Ribadisco, sottolineo, i bambini non devono essere invisibili. E quindi questi sono i miei suggerimenti di lettura. Spero di aver detto tutto e spero di averlo fatto in modo sensibile, in modo giusto, anche se forse non esiste poi un modo di fare giusto e un modo di fare sbagliato, perché ognuno lo fa a modo suo, ognuno lo fa secondo i suoi criteri di giustezza. Concluderei qui la puntata. Sono molto orgogliosa di avervi preso parte. Non sento di aver fatto qualcosa di inutile o di aver fatto qualcosa di banale, al contrario, sento di aver rilasciato un'onda di energia, sento di aver rilasciato un'onda di grande forza e spero che voi possiate tendere la vostra mano e stringerla alle nostre, perché i nostri bambini scomparsi la avvertiranno. Il filo che ci lega a loro e il filo delle ricerche che ci conduce a loro diventerà più solido. Dalla vostra Anita Book è tutto. Grazie ancora Melania, grazie a tutti i partecipanti e grazie a tutti voi. Ciao ciao amici, ciao ciao!